Ciao a tutti! Oggi andiamo a provare questa telecamera che mi ha veramente stupito. Partendo anche dal prezzo di 65 euro, ci porteremo a casa un action cam 4K, anche se 4K non è proprio così fluido, quindi vi consiglio di utilizzare il Full HD e massimo il 2K, con tantissimi accessori in dotazione. Poi abbiamo anche un'altra batteria aggiuntiva da 1050 mAh che ci consente di arrivare più o meno a un'oretta di registrazione a batteria. Dopo, se inizieremo a smanettare, utilizzare un po' wifi, ovviamente i minuti iniziano a calare. Troviamo ovviamente anche la classica custodia impermeabile che arriva fino a 30 metri con una chiusura diversa dal solito, che andremo solo a sollevare la parte anteriore per poi aprire lo sportellino ed estrarla, dove abbiamo il vano batteria qui sotto, dove vi ho appena fatto vedere la batteria, qua dietro lo schermino da 2 pollici, lateralmente troviamo il vano micro SD che supporta fino a 32 giga, micro USB di ricarica e il mini HDMI per collegarla direttamente alla TV. Qui davanti il sensore da 12 megapixel con tasto accensione o cambia modalità, i comandi su e giù, che il tasto su funziona da playback, quindi potremo andare a vedere foto e video, e tasto giù attivare la connessione wifi con qui sopra il tasto selezione oppure inizio foto o video. Andiamo ad accenderla tenendo premuto ovviamente il tasto anteriore e vi faccio vedere anche cosa abbiamo in dotazione: il telecomandino che ci consente di fare foto oppure iniziare una registrazione video. Ovviamente la telecamera deve essere accesa, non si accende dal telecomando, e sul manuale troviamo scritto che tenendo premuto il tasto foto la telecamera si spegne, ma io non sono riuscito in nessun modo. Abbiamo svariate modalità, adesso siamo in modalità video. Poi, premendo sempre il tasto funzione qua davanti, passiamo in modalità foto, boost foto che ci consente di effettuare 3 foto una dietro l'altra, e il time lapse che possiamo impostarlo dalle impostazioni ogni quanto fare una foto. Quindi se impostiamo ogni 10 secondi, ogni 10 secondi farà una foto. Queste sono le risoluzioni video, dove ci consente di effettuare vari slow motion, la risoluzione 720p che arriva a 120 fps, che si vede piuttosto bene, e riusciremo a rallentare un video, ve lo faccio vedere in sovraimpressione senza vedere scatti, ed è veramente fluido. Poi abbiamo ovviamente le altre risoluzioni 2K, 4K che arriva a 25 fps, oppure 1080p 60 fps, che più o meno è la risoluzione ideale. Poi di impostazioni non abbiamo tantissime, non abbiamo tante impostazioni manuali da selezionare. Potremmo cambiare la risoluzione delle foto, ogni quanto effettuare una foto, il linguaggio che dice sul manuale che c'è l'italiano, ma io non l'ho trovato, qui non c'è assolutamente traccia di italiano. E come vedete, impostazioni manuali sono quasi nulle, quindi molto automatica e pronta all'uso. Vi faccio vedere, come vi ho detto all'inizio, che premendo freccia su potremo andare a rivedere i nostri contenuti della memory, vedere un video o altrimenti le foto all'interno. Colleghiamoci wifi, così vi faccio vedere la sua applicazione, EZICAM, che semmai mi collego wifi alla telecamera. Dai. Intanto la telecamera sta aspettando una connessione, Action Cam collegata, ci rileva che abbiamo già la telecamera, quindi velocissimo, un po' centrata la visualizzazione, e come potete vedere l'anteprima video è veramente fulminea, molto meglio di altre cinesi provate. Sono rimasto molto soddisfatto. Con la possibilità di andare a cambiare le risoluzioni video, in wifi non possiamo impostare il 4K, è solamente l'HD e il Full HD.
Andando nelle impostazioni non possiamo fare molto, oltre a vedere la versione del firmware e il nome del prodotto. Possiamo effettuare video, foto, andare a rivedere gli scatti effettuati, dove se vogliamo vedere gli scatti, ok, li riusciamo a vedere in streaming, diciamo, perfettamente. Invece i video li dovrà scaricare tutti per poi riprodurli. Quindi se abbiamo video da 1 giga, dovremmo aspettare mezza giornata, per dire. Andiamo a disconnetterci e togliamo la connettività wifi premendo freccia in basso, che risparmieremo anche molta batteria. E non vi ho detto che il sensore arriva a 170 gradi. Una cosa che mi è dispiaciuto è non avere nelle impostazioni la possibilità di selezionare quanto angolo di visione impostare, e dovremo rimuovere l'effetto fisheye che troviamo ai lati con un programma di editing video. Anche come Premiere abbiamo delle impostazioni predefinite che ci aiutano a fare ciò. Andando alle conclusioni, mi ha veramente soddisfatto. Fa degli ottimi video, arrivando in Full HD, 4K non conviene. 4K bisogna puntare su altre telecamere. Con il telecomandino già incluso, prezzo molto economico. Ora vi lascio un breve test video, così vedete come va. E poi sotto nei commenti voi mi direte se l'avete acquistata, se vi è piaciuta. Per qualsiasi altra domanda, ovviamente chiedetemi pure. A presto su YouWin Blog. Oggi niente giretto in moto, dovete accontentarvi di me. Sto registrando in Full HD, 30 frame per secondo, tanto per farvi vedere più o meno come si vede e anche come si sente. La sto utilizzando senza custodia, ovviamente. E adesso passiamo al 4K. E voi direte, perché sto registrando in 4K che il video su YouTube è solamente in Full HD? È per farvi vedere i 25 frame al secondo, che la registrazione video non è proprio fluida come il Full HD che avete visto prima. Comunque, non so se l'avete notato. Quando acquistate questa telecamerina, la custodia, il copriobiettivo della custodia è tondo, invece questo della mia recensione è quadrato. Non è che mi cambi molto, comunque vi arriverà quadrato.